Sono Davide Moretti, sales manager di Casa Italia. Siamo qui allo stand ISE 2019 per presentare un po' le nostre novità dell'anno. Novità che si declinano un po' in due versioni, lato hardware e lato software. Quello che stiamo cercando di fare è sempre più offrire al cliente finale e anche al rivenditore il concetto di soluzione più che il concetto di prodotto, quindi non solo la videoproiezione ma anche l'esperienza della videoproiezione in quella che poi è l'installazione in scuola piuttosto che all'interno dell'azienda. Per cui i prodotti poi nello specifico che andiamo a presentare sono una nuova serie di videoproiettori sempre laser LED ma con una nuova versione dell'engine ottico, per cui oltre al laser blu e al LED rosso e la ruota al fosforo utilizziamo un segmento sempre fosforo che va a creare un fascio luminoso rosso che va quindi a irrobustire la luminosità del LED arrivando poi fino a 4000 lumen, quindi rendendo il proiettore più luminoso della gamma. Inoltre aumentiamo anche quella che è la risoluzione, prima arrivavamo al VXGA 1280x800, adesso ampliamo a il Wide Ultra XGA 1009x1200. Oltre a questo proponiamo poi lato hardware anche un refresh di tutta la gamma che comprenderà anche delle novità lato software. Lato software ci siamo concentrati nel rendere il più facile, il più immediato possibile la connettività wireless per l'utente, quindi un concetto di un solo click, sono collegato senza fili al videoproiettore e posso proiettare, quindi molto utile per riunioni collaborative e per la scuola, soprattutto perché lato sicurezza ha delle soluzioni che permettono a un moderatore di gestire molto bene i dispositivi e quindi di assicurarsi che non ci siano contenuti inappropriati o che non voglio proiettare. Questo è un po' quello che vogliamo proporre al mercato, quindi sempre una tecnologia unica che si va un po' a discostare da quelle che propongono gli altri brand e inoltre cercare anche di fornire un'esperienza con il videoproiettore il più completa e il più immediata possibile lato utente finale.